Tradizione consolidata ormai per il progetto Carrelli Ecologici, che giunge alla sua 11ª edizione. Di che tratta esattamente? Sì, diciamo che questa è una manifestazione che coinvolge soprattutto le scuole della città, no? Scuole della primaria, scuola dell'infanzia, e quindi socializzazione, quindi il radicamento del centro commerciale Mongolfiera Ipercoop di Andria all'interno della città. È un progetto che interessa tantissimo anche gli insegnanti, perché fanno interagire i bambini con la realizzazione di questi carrelli, che poi vengono portati qui per naturalmente essere esposti all'interno del centro commerciale e poi fare questa grande festa con tutti i bambini, le insegnanti, i genitori, come potete vedere, all'interno del centro commerciale. Qual è il messaggio che si vuole fornire? Allora, il messaggio è che stare insieme, socializzare, serve tantissimo a tutti quanti, no? Perché porta allegria e porta soprattutto benessere, perché quando si scherza e si balla e si gioca con i bambini, tutto diventa più semplice. Come hanno reagito, come hanno risposto i bambini durante la realizzazione di questo progetto? I bambini della nostra scuola Santissima Annunziata di Andrea, appunto, erano molto contenti e entusiasti di partecipare a questa iniziativa. Hanno collaborato nella realizzazione di questo treno chiamato dei desideri, appunto per mettere in pratica piccoli pensieri che portano a una realizzazione, diciamo, di loro piccoli desideri. E quindi, come ho detto, loro erano molto entusiasti e contenti di partecipare a questa iniziativa. Quali sono stati i momenti che hanno scandito i loro lavori? All'inizio abbiamo messo su, diciamo, quest'idea, chiedendo a loro anche quale poteva essere un carrello da allestire, quindi cosa in realtà mettere in pratica. E quindi, mettendo insieme tutte le idee, abbiamo appunto deciso di realizzare questo trenino che metteva insieme tante iniziative. E loro hanno dato degli spunti per poter mettere su, diciamo, questo carrello intitolato appunto Treno dei Desideri.